Signore Gesù. Gloria a te, Signore Dio. Gloria al tuo nome. Il tuo nome, Signore, è benedetto. Il tuo nome è esaltato, Signore. Il tuo nome, oh Signore, è al di sopra di ogni altro nome. E noi non ci fermeremo, Signore, ai nomi umani. Non ci fermeremo, Signore, alle nostre limitazioni. Ma stasera alziamo lo sguardo oltre i monti per guardare e contemplare te. Ti chiediamo, Signore, di glorificarti. Ti chiediamo, Signore, di scendere con potenza in mezzo al tuo popolo e di rendere questo culto un culto che sia evidente, un culto che sia potente, un culto, Signore, che sia realmente scosso dalla potenza dello Spirito tuo. Che sia chiaro, Signore, che tu sei in mezzo al tuo popolo, che tu sei fedele, che il tuo figliolo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Opera, oh Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Il principio di questo culto nel nome del nostro Signore Gesù, che è benedetto da ora in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Cantiamo il cantico 450. Vivevo nel male, nell'errore, ma Cristo mi cercò, credendomi a col d'amore, al Padre mi riconciliò, redento, col sangue di mio agnello, redento. Vogliamo leggere un passo della parola? Atti capitolo 4 dal versetto 24. Ed essi, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo, per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide, ha detto: perché han fremuto le genti, hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono radunati assieme contro il Signore e contro il suo unto. E in vero in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode, Ponzio Pilato, insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori
di annunciare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Abbiamo pregato poco fa, è vero? Confidiamo nel Signore. Cantiamo anche il cantico 371. Credo a lei. Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e leggere nel libro del profeta Ageo, uno dei meno conosciuti profeti dell'Antico Testamento, Ageo 1, 2, 8. Così parla l'Eterno degli eserciti. Questo popolo dice: il tempo non è giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere riedificata. Perciò la parola dell'Eterno fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: egli il tempo per voi stessi d'abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questa casa giace in rovina? Or dunque così parla l'Eterno degli eserciti: ponete ben mente alle vostre vie. Voi avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non fino ad essere sazi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma non v'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario, mette il suo salario in una borsa forata. Così parla l'Eterno degli eserciti: ponete ben mente alle vostre vie. Salite nella contrada montuosa, recate del legname e costruite la casa, e io mi compiacerò d'essa, sarò glorificato, dice l'Eterno.
fino a qui la lettura della parola del Signore. E particolarmente poniamo la nostra attenzione sul verso 5, così dunque parla l'Eterno degli eserciti, ponete ben mente alle vostre vie, o come dice la Nuova Riveduta, riflettete bene sulla vostra condotta. Che era capitato? Questo profeta Ageo appare quasi inaspettatamente, improvvisamente, per fare questa esortazione. È un'esortazione di Dio al suo popolo di oltre 2500 anni fa. Che legame può avere con noi? Ora, tutto quello che è stato scritto nella scrittura serve per il nostro insegnamento. Che cosa era accaduto? Sotto Artaserse un gruppo di israeliti era ritornato a Gerusalemme. Avevano avuto il permesso di ricostruire la città, ma non avevano avuto il permesso di ricostruire il Tempio. Quando qualcuno si era messo a ricostruire il Tempio, erano partiti dei nemici che avevano tanto messo in allarme la gente che aveva smesso. 16 anni dopo, Ageo viene con questo messaggio. Israele era ritornato dall'esilio, si trovava a dover ricostruire tutto, ma il Tempio era in rovina. E nel frattempo però, e aspettando tempi migliori, ognuno aveva pensato a sé. Avevano costruito delle belle case, addirittura queste case, come dice qui, rivestite di legno, secondo un'altra versione erano case abbellite con il legno, quindi molto artistiche. E il Signore li riprende, ma loro continuavano a dire: dobbiamo aspettare, non è ancora venuto il tempo di ricostruire il Tempio, dobbiamo aspettare tempi migliori. E così continuavano a rimandare e a rimandare, ma intanto costruivano le loro case, erano passati dalla povertà alla vita serena, tranquilla, apparentemente felice, ma non erano contenti, c'era qualcosa che mancava loro. E per bocca del profeta Dio li riprende. Ora, che cosa può dire a noi una storia di questo genere? Una storia che ha una lezione però ancora valida. Perché stasera, con l'aiuto del Signore, vorremmo parlare di un tempio che è più importante del tempio di Salomone, che è costruito con pietra e legno, anche se era un bellissimo tempio. C'è un tempio più grande e più bello, a parte che ci sono altre applicazioni, ma io vorrei fissarmi su questa. Un tempio prezioso, più prezioso per voi e per me, è il tempio del cuore di ciascuno di noi. Sapete, quando Dio ci ha creato, ha messo in noi un centro spirituale. E quando si parla di cuore nella Bibbia non si parla del nostro organo, si parla del centro spirituale e morale, tutto quello da cui scaturisce tutto il bene morale e spirituale della nostra vita. D'altra parte la scrittura è molto chiara, bastano soltanto pochi versi. Nel libro dei Proverbi è scritto: custodisci il tuo cuore più d'ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Un altro verso molto bello, un verso è stato citato domenica scorsa, che un cuore contento è come un convito, ma non lo cito. C'è un altro cuore, un altro testo più bello che è questo: un cuore calmo è la vita del corpo. E addirittura Dio che dice per la sua parola: figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere alle mie vie. Dopo 500 e più anni, Gesù dirà una frase molto importante: dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Riflettete bene sulla vostra condotta.
voi che avete, dice il profeta, che godete perché vivete in case che non avete mai avuto belle così, perché avete una vita serena, apparente, però pensateci, qual è la delusione del benessere? Ne abbiamo parlato pure alla scuola domenicale. La gente oggi c'ha tutto. La gente dice, quando noi avremo tutto, la gente sarà felice. C'è stata una ideologia materialista di grande, grande successo che aveva detto: diamo alla gente tutto quello che ha bisogno, una bella casa, un lavoro, un denaro, dei buoni vestiti, che possano mangiare abbondantemente e saranno felici. E in pratica poi quell'ideologia è caduta, perché come tutte le ideologie umane cadono in quanto non si preoccupano del tempio di Dio che è in rovina. Voi potete avere tutto, potete avere la più grande agiatezza, la più grande ricchezza, il più grande potere, potete vivere nella più bella casa del mondo, ma se il cuore è in rovina, tutto questo non serve a nulla. C'è quello che io chiamerei la delusione del benessere. Infatti dice qui: Dio, potete seminare, e per seminare vuol dire che avete terreni in abbondanza e siete ricchi, ma raccogliere poco. Potete mangiare, e mangiare quanto vi pare, e non vi saziate mai. Potete bere, e bere, e bere, senza soddisfare mai la sete, e lo sanno bene i bevitori. Si può perfino vestire nel modo migliore e non sentirsi mai a proprio agio e mai scaldati. Si può perfino guadagnare tanto e guadagnare quanto forse neanche altri possano immaginare e scoprire che quel denaro lo mettiamo in una borsa bucata che come entra esce e la gente rimane delusa. Questa è la delusione del materialismo pratico. Come ho detto tante volte, in un paese come il nostro, dopo un periodo di povertà, di difficoltà, di travaglio, di sofferenza, oggi c'è un certo benessere. Ma la gente è più felice? Siamo più felici oggi di ieri, quando avevamo molto meno? Siamo più felici oggi di ieri, quando non avevamo l'auto, quando le sorelle non avevano la lavatrice o non avevano il forno a microonde? Siamo più felici oggi? No, perché la felicità non è da quello che l'uomo possiede, ma la felicità viene dal cuore. E la risposta di Dio è proprio qui. Voi avete tutto, ma vi manca qualcosa. Questo tempio è in rovina. Cioè questo centro spirituale in cui Dio vuole mettere la sua presenza, il suo amore, la sua grazia, questo centro spirituale che è il segreto, che è la sorgente d'ogni bene quando Dio è con noi, se Dio non è con noi, è in rovina. Senza un cuore che sia il tempio di Dio, è un cuore con un cumulo di rovine, nel quale c'è soltanto delusione, amarezza, vuoto, vanità. In fondo alla tazza, lo ripeto spesso, questo è un cantico che non si canta più, ma che dice un verso: in fondo alla tazza ricolma d'ebbrezza, c'è sempre nascosto l'amaro dolore. Guardatevi in giro, la gente che cerca la gioia, la pace, la felicità, il divertimento, e poi li incontrate, incontrateli domani mattina, guardate quando tornano al lavoro, sono sfiniti, mezzi addormentati, delusi, amari, vuoti. Sì, perché un cuore senza la presenza di Dio
ha in sé i ruderi della delusione. La gente è delusa della vita, è delusa del lavoro, è delusa della gente, è delusa di se stesso. Ci sono i resti dell'amarezza. Quanta reazione interiore, quanta amaritudine c'è nel cuore della gente. Guardatela la gente, guardate i loro sguardi. Troverete che hanno sguardi che non esprimono la gioia, non esprimono la felicità. Perché il cuore è vuoto. Perché non c'è qualcosa che invece è alla base della vera gioia e della vera felicità. E ci sono i segni dell'insicurezza, la preoccupazione e l'ansia, che è veramente un'eredità che l'uomo porta con sé. Perché? Perché il tempio è in rovina. Perché il cuore dell'uomo è vuoto, perché questo centro spirituale nel quale Dio vuole mettere la sua presenza non è nelle condizioni di poter ricevere quello che Dio vuole dare. E allora la gente come vive? Dice un testo che sembra offensivo, ma è un testo che rivela chiaramente questo vuoto. L'uomo senza Dio è come le bestie che periscono. Cioè vive a livello animale, non nel senso che, diciamo, d'offesa, ma a livello dell'anima non c'è nulla di spirituale in sé. Gli ideali che ha tentato di avere per le cose del mondo di tutti i giorni sono venuti meno ed ora è soltanto deluso di se stesso e degli altri. Qual è la soluzione? Dio non era col suo popolo quando il tempio era rotto ed era guasto in rovina e deserto? Certo, Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, lo dicono tutti, probabilmente alcuni ci credono ed altri no, Dio è presente ovunque, ma non basta la sua presenza nel mondo e nell'universo. Occorre che questa presenza diventi una realtà per te e per me. Occorre che in pratica Dio possa manifestare il suo amore, la sua grazia, la sua potenza, la sua benedizione, la sua ricchezza. Altrimenti tu e Dio saremo le creature più infelici della terra. Ma grazie a Dio c'è questa possibilità. Questo cuore, che è un tempio in rovina, può essere restaurato. Questo cuore può essere ristabilito. Questo cuore può essere abitato di nuovo dalla presenza di Dio. E questi ebrei ascoltarono la voce del Signore, dice al verso 12, diede l'ascolto alla voce dell'Eterno, del loro Dio, e misero le cose giuste al posto giusto. Ora, noi viviamo in un mondo di grande confusione. Tutto deve essere fatto in fretta e subito. Non c'è più una regola. Se fosse possibile, noi partiremmo dall'università per ritornare all'asilo. E invece bisogna venire dall'asilo e lentamente andare all'università, questa è la regola. Ma ormai non c'è più regola, ognuno sa tutto, comincia a parlare di tutto, in una confusione tremenda, in una superficialità terribile. Ma Dio ha stabilito le cose secondo un ordine preciso. Tu non puoi godere pace e felicità, pur avendo tutto, se non hai Dio con te. Per questo è venuto Gesù, perché tanto senza Dio è nulla, poco con Dio è tutto. Ascoltarono la voce del Signore e vennero
e cominciarono a lavorare subito, furono ubbidienti. E immediatamente essi, in un brevissimo tempo, forse 24 giorni mi sembra dal calcolo, con una vita piena di interesse e di lavoro, costruirono il Tempio. E immediatamente Dio fu glorificato, essi furono benedetti, la delusione fece posto al successo, l'amarezza alla gioia, il vuoto alla pienezza, l'insicurezza al fervore. Queste persone, che pur avendo tutto erano avvilite, ad un certo punto scopersero lo scopo vero della loro vita, che è lodare Dio e servirlo, e scopersero il segreto della vera felicità. Per loro ci vollero 24 giorni, ma è tanto lontano il tempo. Nel frattempo è venuto Gesù, benedetto sia il suo nome eterno, che è venuto a dire che egli è venuto a portare vita e vita abbondante, e immediatamente si passa dalla morte alla vita, dagli idoli a Dio, dal dolore alla gioia, dal peccato alla santità. Soltanto se siamo disposti a far entrare Gesù nel nostro cuore, a dargli un posto giusto in questo cuore rinnovato dalla potenza dello Spirito Santo. E allora l'amarezza dei fallimenti, il vuoto di una vita senza fede, l'insicurezza dell'avvenire scompaiono e viene subito la gioia, la serenità, la pace, la forza, il coraggio, la fede. Ora, tutto questo che noi stiamo dicendo non è soltanto esprimere delle parole. Qui noi siamo testimoni che questa esperienza abbiamo fatto con Dio. Quando abbiamo detto: Signore, noi ti diamo il nostro cuore, e abbiamo scoperto che dargli al Signore il cuore significa permettergli di operare nella nostra vita. E immediatamente noi possiamo passare dalla tristezza alla gioia. Vi ricordate Zaccheo? Era un altro che aveva tutto. Essere capo dei pubblicani di Gerico era un posto di grande, grande importanza dal punto di vista economico. Era la persona più importante, tuttavia era avvilito. Era afflitto, aveva tanto danaro, l'aveva messo insieme raggirando la gente, e però questo non gli dava nessuna gioia. Volle incontrare Gesù. L'incontrò come si può incontrare, lo può incontrare un ragazzetto, perché avendo paura di mettersi fra la folla, e perché era piccolo di statura, salì su un fico selvatico per poter vedere Gesù. Mi basta vederlo, vorrei parlargli, perché questo tempio del mio cuore è in rovina. Ma ti pare, io posso fermare Gesù, posso parlare con lui? Ma mentre pensava tutto questo, Gesù, che passava per la strada, si ferma, guarda in alto e dice: Zaccheo, scendi subito perché voglio abitare a casa tua, o scendi subito perché io voglio prendere possesso del tuo tempio. E che cosa avvenne? Che Zaccheo lasciò perdere? No, dice il testo, ed egli s'affrettò e l'accolse con gioia. Perché il momento che Gesù entra in casa tua, momento che Gesù entra nel tuo cuore, momento che Gesù ricostruisce questo tempio disertato e rotto che è l'anima tua, in quel momento tu godrai immediatamente di pace e di gioia, e avrai coraggio, un coraggio che non aveva mai avuto prima. E lì, senza che nessuno dicesse nulla, Zaccheo disse: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, perché ho scoperto che ormai la ricchezza
non è veramente il segreto della felicità. E se ho rubato a qualcuno, gli do 4 volte tanto. Credo che non gli sia rimasto granché, ma gli era rimasto veramente la cosa più importante, la pace del cuore, la presenza di Gesù nella sua vita. Un altro ricco signore è un ministro etiopo che va alla ricerca della verità. Parte dall'Etiopia e arriva fino a Gerusalemme per adorare Dio, ma va, pensa di poter trovare chissà che cosa, ma trova invece una religione formale che non lo soddisfa, trova tanta gente intorno a lui, guarda, ascolta, ma non è soddisfatto. Poi un pensiero santo, Dio sia lodato per i buoni pensieri che ci vengono, chissà se potessi comprare un rotolo della scrittura, al mio paese non c'è, all'epoca non erano i libri così, erano rotoli, e comprò un rotolo del profeta Isaia. Non era stato soddisfatto del viaggio, ma ora mentre leggeva questo libro scopriva che c'erano delle cose meravigliose che non capiva. E diceva fra sé, e se potessi trovare qualcuno che me lo spiega? State tranquilli, è sempre così. Se noi vogliamo sinceramente sapere la via della verità e conoscere Cristo, il Signore in qualche modo, con qualsiasi sistema arriva fino a noi per farci capire la sua volontà. E pensate, lì non c'era nessuno. Camminava in una via del deserto per ritornare di nuovo in Etiopia, un lungo viaggio su un carro sontuoso, ma c'era quest'anima affamata, rattristata, sapeva che il suo cuore era vuoto e voleva che il suo cuore fosse ripieno di qualcosa. Se ci fosse qualcuno che me lo spiega. E il Signore, che è onnipotente, prende un suo servitore che stava a Samaria, in un bellissimo posto, che si stava godendo un grande risveglio. Il Signore lo chiama e gli dice: lascia il posto, vai per la strada che è deserta e poi ti dirò chi devi incontrare. Dio sia lodato per fedeli così, che non sono legati al numero e neanche al successo, ma sono legati all'obbedienza. E Filippo parte, va, e mentre va vede questo bel carro. Ascolta, che c'è un signore che sta leggendo, corre, e mentre corre sente che questo sta leggendo. E il signore gli dice: ti sei accostato al carro, adesso parli. E la prima parola di Filippo è: capisce lei le cose che legge? Guardate, io mi meraviglio sempre ogni volta che leggo quel passo. E questo è il metodo migliore per evangelizzare. Lo diresti tu a una persona che sta leggendo il Vangelo: capisci quello che leggi? T'aspetti una parolaccia almeno. E invece quell'uomo che aveva pregato e che aveva detto: se c'è qualcuno che mi potesse spiegare questo, disse: come potrei capire se non c'è chi me lo spiega? Venga, venga, salga su, salga su. E Filippo non era abituato a viaggiare con carri così, anche se Dio aveva usato per lui, userà per lui un metodo nuovo, lo rapirà per portarlo in un altro posto, ma lì comincia a spiegargli di Gesù e gli spiega tanto bene tutto. Quanto sarà stato lungo il viaggio non lo sappiamo, e Dio sia lodato per evangelisti che non parlano di loro stessi e non parlano neanche della loro denominazione, ma parlano di Gesù. E parlando, disse lui anche: chiunque crede in Gesù si battezza. E si fermarono in un'oasi e il ministro disse: qui c'è dell'acqua, c'è qualcosa che impedisce che io sia battezzato? No, se credi nel Signore Gesù. E scesero tutti e due insieme, Filippo lo battezzò e poi lo Spirito del Signore prese Filippo e lo portò in un altro posto. E l'Etiopo aveva perduto l'evangelista. C'è tanta gente che quando perdono gli evangelisti si preoccupano. Se non c'hanno quel televangelista lì,
non vale la pena ascoltare nessun altro, ma ascoltiamo la parola di Gesù. Questo è quello che conta. Gli uomini vanno e vengono, ma Dio rimane, la sua parola rimane sempre la stessa. E dice il testo, e questo uomo continuò il suo viaggio tutto allegro, perché in quel tempio c'era entrato il Signore della gloria. Gesù può penetrare in noi con la sua presenza e darci quello che non ci può dare nessun altro. È una parola che sembra difficile, ma è semplice. Se tu apri il tuo cuore e lasci operare Gesù nella tua vita, se dici: Signore, io sono avvilito, io sono deluso, ho bevuto ma non mi sono mai dissetato, ho mangiato ma non sono mai stato satollo, mi sono vestito ma non sono stato mai contento, ho guadagnato ma ho sperperato tutto, Signore, però ora io vengo a te, non ho nulla, voglio soltanto che tu ristori l'anima mia, fai del mio cuore il tuo tempio, vieni con la tua presenza e consola, vieni con la tua presenza e regna. E allora tu scoprirai quello che abbiamo scoperto, la cosa più bella.